Eccolo, lo vedo. Ciao Fabio, un saluto da Alfredo Iuliano. Siamo nell'aula magna dell'Università dell'Arcavacata, ovviamente classicamente l'Unical. Stiamo anche noi qui in prove tecniche di trasmissione per questo grande evento che Ter Italia, avendo l'esclusiva, avrà anche la diretta per domani, sia per questa grande presenza istituzionale, quella del Capo dello Stato, per la prima volta una presenza per la Calabria pregevole e importante, ma anche per segnalare l'apertura dell'anno accademico dell'Università di Arcavacata. Vorrei intanto, Vincenzo, che riprenda un po' queste poltroncine. Come vedete, queste poltroncine sono tutte segnalate dalle coccarde, dal tricolore, perché questo è il posto riservato ai sindaci della Calabria. Sembra che non siano tutti i sindaci, ovviamente tutti i comuni della nostra provincia, ma di certo ci sarà in pratica una rappresentanza molto ragguardevole. Noi scendiamo giù, come può inquadrare Vincenzo, qui c'è il cerimoniere dell'Università d'Arcavacata, notissimo anche nella nostra città. Da questa parte invece sono state disposte delle sedie. Ecco, vediamo la direttrice amministrativa indaffarata in questo momento. Le chiediamo di intervenire un momento. Ecco, queste poltroncine cosa servono? Serviranno a quattro musicisti del conservatorio, quattro ragazzi giovani, che eseguiranno l'inno di Mameli con gli archi, cioè con due violini, una viola e un violoncello. Violoncello, sono in quattro. Quindi sarà un ensemble sì. Tipicamente, che significato ha la presenza del Capo dello Stato? È una grande importanza, almeno il mio parere, ma credo che sia il parere di tutti, perché significa un'attenzione da parte del Capo dello Stato, peraltro una persona di grande spessore politico, umano. Ha ricoperto tutti i ruoli istituzionali. Esatto, e quindi questa attenzione per l'Università della Calabria e per la Calabria nella sua interezza, credo che sia un fatto molto importante e molto, come dire, significativo per noi. Quanto tempo vi ha preso, ansia? No? Indaffaramento. Non vi ha preso, l'ansia ci prende tuttora. Lavoro perché l'organizzazione non è semplice, in quanto non dipende solo ed esclusivamente da noi, ma dal cerimoniale del Quirinale, tutta un'altra serie di autorità che ovviamente sono coinvolte in questo evento. Però ripeto, ansia ce l'abbiamo ancora. Domani ci sarà anche l'inaugurazione di una targa, ci sarà cesellata da? C'è sellato da Gerardo Sacco, dal nostro grande orafo calabrese, e ci sarà molto di calabrese, ma soprattutto quello che a me piace sottolineare, ci sarà da far emergere la calabresità di Andreatta, il primo rettore col quale io ho lavorato quando ero ovviamente giovanissima, una persona che ha avuto in sé una grande calabresità, una grande passione per la Calabria e per questa università in modo particolare. Ecco, si dice che in fondo il compromesso storico sia nato qui da un'idea di Andreatta. Quanto c'è di vero? Adesso mi fa una domanda oltremodo impegnativa, sì, alla quale non so rispondere. Sì. Sicuramente, chiamiamolo compromesso storico dal punto di vista politico. Sì, vabbè. È sicuramente è una carineria. Ecco, una carineria che io prendo come tale, ma sicuramente un compromesso sociale, questo sì, mi piace sottolinearlo, perché questa era l'unica terra che in quel momento non possedeva un'università. Io sono stata costretta ad emigrare per poter studiare, così come me tantissimi ragazzi giovani, bravi, che in quel periodo ovviamente si accingevano ad iscriversi all'università. Oggi invece questo non è così, questa è una bellissima realtà. Un allieva del Bernardino Teresio, comunque. Io sì, un'allieva del Bernardino Telesio, sì, sicuramente, e penso con grande orgoglio a quel periodo, perché quella scuola mi ha insegnato moltissimo, non solo in termini di nozioni, ma soprattutto in termini di cittadinanza. Ecco, io devo agli insegnanti che ho avuto in quel liceo la mia formazione civile, ecco. Grazie, posso darti un bacio? Ah, ecco qua. Scomodiamo un momento quello che è anche l'anima più stressata, forse, o una di quelle più stressate di questa università, il collega Francesco Kostner. Pare che in questo momento, insomma, ci sia però tanta, oltre allo stress, anche tanta soddisfazione, no?
tante soddisfazioni perché abbiamo lavorato bene, non ho lavorato, abbiamo lavorato bene, è una squadra che ha lavorato in queste settimane dando tutto quello che poteva dare per raggiungere il miglior risultato. Siamo, diciamo, soddisfatti e soprattutto siamo sicuri che domani sarà una bella giornata per questa straordinaria realtà. Quali sono le tensioni che albergano nell'animo del Magnifico? No, non ci sono particolari tensioni, è giustamente preoccupato. Emotività. No, insomma, è emozionato perché il momento è solenne, è alto, è importante. Intitoliamo l'Aula Magna, che è il luogo simbolo di questa università, al fondatore e primo rettore dell'Ateneo. Ci saranno tante autorità importanti, tra cui in primis il Capo dello Stato. Allora è chiaro che l'evento, diciamo, presenta una sua diciamo, rilevanza particolare che, alla quale il Magnifico guarda con la giusta attenzione, ma non ha particolari preoccupazioni. Ci sono stati personaggi importanti all'apertura dell'anno accademico, ma questa volta siamo al di sopra delle righe. No? È un parterre, diciamo, d'eccezione, no? Probabilmente questi momenti capitano una volta ogni tanto. Abbiamo appunto il Capo dello Stato, ma avremo le più alte cariche istituzionali della regione, parlamentari, esponenti del mondo della cultura. Sarà tutta la Calabria. Insomma. La Calabria e non solo. Avremo anche il presidente Corrado Calabrò, presidente dell'Autorità per la Telecomunicazione. Avremo i nostri testimoni al Gerardo Sacco, Versace, Vigliaturo, avremo gli studenti, ecco, permettimi di sottolineare questo elemento, che sono il cuore pulsante dell'università, che avranno modo di assistere a questo momento e che siamo sicuri diventerà un momento importante della loro formazione civile e umana. Quindi domani aggregazione e formazione insieme. Insieme, sì, infatti, grazie a te. Ecco, vediamo anche qui il personale che lavora qui all'università. Sì, lavoriamo nello all'università. Lavorano, no, andate via, venite qua. Siamo in diretta. Stressata anche lei? Un po', sì, stiamo dando una mano. Io lavoro all'ufficio tecnico, però sta dando una mano anche qui allo staff. Io sarò pure qui con un'altra collega, accompagneremo i rettori, i presidi, tutti quanti, tutte le persone che saranno. Ecco, la signora si preoccupava per domani, per il parrucchiere, per la pioggia, per l'umidità. Vabbè, è un aneddoto, no, che siamo. È bene lo stesso, insomma, no? Grazie. Ci riposiamo, grazie. Angelo Lombardi, cerimoniere, amico di sempre, un altro di quelli che avrà il suo da fare domani, da fare o da fare. Non credo che il mio ruolo sia invidiabile, non lo auguro a nessuno, perché io ho il compito, diciamo, piacevole ma nello stesso tempo difficile, di sistemare i posti un pochino più di riguardo, tutte le autorità, le personalità, i parlamentari, eccetera. Quindi sono qui sul parterre che avrò il mio da fare, insomma. Cioè, i poveretti saremo noi domani di fronte a te. Ma voi non siete poveretti perché vi siete sistemati bene, so che siete pure sul tetto, quindi sì, siamo sul tetto dell'aula. Con i cecchini, sì. Bisogna fare un check-in, allora. Grande giornata domani. Sì, per noi sicuramente rappresenterà un momento importante, il fatto che noi diamo la nostra visibilità, diamo, come dire, una testimonianza di competenza, di professionalità, e perché no? Se poi ci vengono i complimenti da parte della nostra utenza cosentina, regionale, insomma, questo non può farci che piacere. Grazie. Domani inizia? Entro le 10 i nostri ospiti sono attesi qui in aula. Il Presidente arriverà presumibilmente un quarto alle 11. Un quarto alle 11 e noi con netto anticipo saremo presenti con Telitalia per garantire l'esclusiva di questa trasmissione. Un saluto a Fabio e naturalmente agli amici del Graffiatore.